Buongiorno, generali e comandanti, dal vostro Araldo dei Reami Mortali. Edizione straordinaria oggi dell'Araldo per fare un po' di chiarezza sul punto 5 del mio video precedente. Via col filmato! Se nella fase di combattimento sono costretto a passare il turno perché non ho unità in corpo a corpo, ma successivamente mi ritrovo con delle nuove unità ingaggiate, queste non saranno in grado di combattere perché ho passato precedentemente e quindi ho perso il diritto di attivare un'unità. Ecco, non è del tutto corretta questa regola perché fa riferimento esclusivamente alle attivazioni che avvengono alla fine della fase. Per rendere le cose un pochettino più chiare, ho deciso di presentarvi una panoramica complessiva della fase di combattimento. Vediamola insieme. All'inizio si attiveranno tutte le abilità che si svolgono da descrizione all'inizio della fase di combattimento, in ordine di turno e senza alternarsi. Significa che se sia il giocatore A che il giocatore B hanno più unità che possono combattere all'inizio della fase, prima il giocatore A attiverà tutte le sue, di seguito e nell'ordine che preferisce. Poi sarà il giocatore B che potrà attivare tutte le sue, sempre nell'ordine che preferisce e sempre di seguito. Nella parte centrale abbiamo l'attivazione alternata, come da regole partendo dal giocatore di turno, delle unità che si trovano entro 3 pollici da un'unità nemica, senza limiti per interruzione. Significa che in questa parte specifica, se anche il giocatore A dovesse passare, nel momento in cui il giocatore B arriva a portata di una nuova unità del giocatore A, questi potrebbe comunque attivarla e usarla per ammassarsi e attaccare. Questa parte ha termine solo nel momento in cui entrambi i giocatori hanno passato il loro turno uno in seguito all'altro. Alla fine della fase attiveremo tutte le abilità che devono essere usate alla fine della fase di combattimento in ordine di turno e senza alternarsi. È qui che arriviamo al nostro caso. Significa che una volta che il giocatore A nel suo turno ha terminato di attivare di seguito tutte le unità che deve attivare alla fine della fase di combattimento e passa il turno al giocatore B, non potrà più attivare delle nuove unità anche se il giocatore B arrivasse entro 3 pollici da esse grazie ad ammassamenti tattici. Viceversa, se alla fine della fase di combattimento del giocatore A questi si portasse entro 3 pollici da nuove unità del giocatore B, questi potrebbe ancora attivarle perché non avrebbe ancora terminato la sua parte di attivazione in quel turno. Lo stesso principio di inizio e fine si applica anche a tutte le altre fasi. Tuttavia risulta più semplice e meno equivocabile applicarlo ad esse perché di base non hanno una natura alternata. La fase degli eroi di movimento, di tiro e di carica, infatti, da standard, interesserebbero solo il giocatore di turno, mentre la fase di shock viene già svolta prima interamente da uno e poi interamente dall'altro. Mi sembrava più che giusto andare a chiarirvi questo punto, che spero di avervi reso almeno un pochino meno nebuloso. Mi scuso per l'eventuale equivoco e ringrazio Luigi per la segnalazione. Vi lascio in descrizione il link che mi ha passato. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un saluto dal vostro Araldo dei Reami Mortali.